Siamo con Ivan Ortensi, Chief Innovation Evangelist di BIP Group, ma soprattutto autore del keynote speech, il discorso inaugurale di questa terza edizione di HR Forum. Lo ringraziamo per averci raggiunto. Durante il suo discorso di apertura ha parlato di intelligenza artificiale, di realtà aumentata, di transumanesimo. Ma quale impatto ha l'intelligenza artificiale sulla figura dell'HR manager nel futuro? Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito, è un piacere essere con voi. Allora, diamo un po' un perimetro. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale. In questo momento, però, se dovessimo guardare impatti e utilizzi dell'intelligenza artificiale, stiamo parlando della capacità di processare un grande numero di informazioni con una grande potenza di calcolo per trarne delle informazioni e cercare di capire come queste informazioni e questa capacità di estrazione delle informazioni possa essere in qualche modo automatizzate. Quindi parliamo fondamentalmente in particolare di una area dell'intelligenza artificiale che viene descritta in letteratura come machine learning, quindi la macchina che impara a elaborare i dati per trarre informazioni. È naturale che questa capacità di calcolo e questa capacità di processare informazioni non solo ha una valenza per l'HR, ma ha una valenza per tutte quelle aree aziendali o per tutti quei mestieri in cui fondamentalmente noi abbiamo tre elementi. Una ripetitività. Due, la presenza di dati e informazioni. Tre, una sorta di predittività, cioè la necessità di elaborare i dati, analizzarli e dare delle informazioni. Allora, se pensiamo questo all'HR, ovviamente andando a vedere quelli che sono in questo momento i processi delle attività dell'HR, laddove noi abbiamo informazioni, dati che stanno aumentando, necessità di trarre informazioni sempre più accurate dai dati e una sorta di ripetitività di queste attività, è ovvio che è facile pensare che in quei processi, in quelle attività, in quegli ambiti di attività possa arrivare il famoso machine learning e quindi sostituire o integrare la capacità delle persone nel fare queste attività con delle attività, chiamiamole automatiche. E quindi estrazione automatica di dati, processamento automatico di dati, estrazione di informazioni e ovviamente l'ultima parte che potrebbe essere la presa di decisioni anche in autonomia magari da parte della macchina o dell'algoritmo sulla base di quello che è stato il compito affidato. E quindi facciamo un piccolo esempio. Se io penso al processo di recruiting, potrei pensare magari una volta di avere nel futuro un processo di recruiting totalmente automatico. Una macchina, un algoritmo che si va a prendere i CV, li confronta con quello che l'azienda ha fatto nel passato, determina un algoritmo che può dare un indice di, bontà di quel CV sulla posizione in base ovviamente a quello che è successo nel passato, magari anche in base a quelle persone che non sono state assunte da quell'azienda ma che hanno fatto carriera in altre aziende, e quindi imparare delle regole tale per cui la macchina ci dice questa persona la prendiamo o non la prendiamo, o suggerisce a chi si occupa e supervisiona questo processo una sorta di indice di gradimento e poi lascia all'essere umano la decisione finale. Questo è veramente un esempio in maniera molto rapida, però se pensiamo a questa tipologia di processo, potremmo pensare al performance management, potremmo pensare a tutta una serie di attribuzioni degli MBO e quindi di gestione, allora riusciamo a capire in una maniera molto verticale come l'intelligenza artificiale machine learning possa arrivare nei processi dell'HR. Ecco, l'intelligenza artificiale è destinata a modificare i rapporti uomo-uomo-macchina-uomo sempre di più nel futuro, con una serie di implicazioni anche dal punto di vista etico. Quali sono i rischi per il futuro? Allora, questo è un bellissimo tema, su cui ho avuto la fortuna anche di scrivere una parte di un libro
che è stato curato da Alessandro Giaume, un libro che si chiama in maniera creativa Intelligenza Artificiale, dalla sperimentazione al vantaggio competitivo, in cui mi sono proprio occupato di come cambiano i modelli di relazione tra l'essere umano e chiamiamole le macchine. Allora, il primo punto secondo me è che in questo momento è sbagliato parlare di essere umano, noi siamo già degli esseri umani aumentati, siamo già degli esseri umani che utilizzano della tecnologia, pensiamo agli smartphone, che ormai è un fenomeno planetario, non è più riservato solo a una determinata area geografica del mondo, che ci aumenta le nostre capacità fisiche e cognitive. Quindi partiamo dal presupposto che siamo già aumentati. Dall'altra parte abbiamo quello che sta arrivando, che sia la robotica, l'intelligenza artificiale, l'interfaccia. Quindi abbiamo, secondo me, un modello di relazione che sarà, in primis, come cambieranno i rapporti fra di noi. Noi che saremo sempre più aumentati, che avremo sempre più la capacità o la necessità di utilizzare tecnologia avanzata. Poi avremo un tema di macchina che si parla con le macchine e quindi dovremo andare anche a definire delle regole affinché le macchine parlino fra di loro. E poi ovviamente c'è il rapporto fra noi e loro e fra loro e noi. Questo matrice ovviamente richiama subito alla mente il tema etico-morale. E su questo ho un mio piccolo punto di vista, cioè secondo me è fuorviante, non voglio parlare di morale perché la morale la lascio a chi si occupa di morale, però parliamo di etica, ovvero della capacità di definire che cosa è etico per noi. In questo momento non c'è un concetto univoco di etica. Quello che noi consideriamo, che io o noi come cultura consideriamo etico, magari in altri paesi non è etico e viceversa. Se poi facciamo un'analisi della storia dell'etica, vediamo che cose che erano etiche 100 anni fa, 200 anni fa o 10 anni fa, oggi sono assolutamente etiche. Penso, diciamo, al matrimonio fra le persone dello stesso sesso. Oggi ci battiamo affinché venga riconosciuto. 50 anni fa sarebbe stato impossibile. E la cosa interessante è che esiste una profonda correlazione fra il contesto tecnologico e i comportamenti che viene a determinarsi e che supportano l'adozione delle tecnologie e il trend dell'etica. Quindi possiamo dire che l'etica, il nostro concetto di etica, cresce o si modifica col contesto tecnologico. Quindi io non so cosa oggi è etico che non lo sarà nel futuro o cosa oggi noi non consideriamo assolutamente etico che nel futuro non succederà. Allora, quando parliamo di macchine, la cosa più interessante non è parlare di etica, ma parlare di fine. Cioè, noi dovremmo insegnare alle macchine un fine. Qual è il fine della macchina? Perché insegnare alla macchina l'etica la vedo difficilissima. Perfetto, ringraziamo molto Ivan Ortensi per il suo intervento. Io restituisco la linea allo studio.